Ciao ragazzi, sono di ritorno dopo 2 anni di pausa che abbiamo fatto la scuola pionieri. Siamo tornati con nuove lezioni per voi e non vediamo l'ora di condividere e siamo così eccitati per questi nuovi insegnamenti. Il primo insegnamento si tratta di scacciare i demoni perché non ce l'avevo nelle prime 20 lezioni. Oggi guarderemo Gesù, come lui ha scacciato i demoni, come ha chiamato i 12 a farlo, i 70 a farlo e adesso è per ognuno che crede. Ma ci saranno sempre persone che diranno state attenti perché non è per oggi. Guarderemo cos'è demoniaco, cosa non è demoniaco. Ogni tanto dobbiamo scacciare un demone, altre volte rinnovare la mente. Ogni tanto queste due cose non bastano perché abbiamo bisogno del Vangelo. Il Vangelo è dove le persone veramente sono liberate. Ciao a tutti, siamo ritornati con la scuola pionieri. Adesso sono quasi 2 anni e mezzo da quando ho fatto l'ultima lezione sulla scuola pionieri e tante cose sono successe. La scuola pionieri è stata tradotta in tante lingue, è andata in tutto il mondo e tanti mi hanno raggiunto in questa scuola pionieri, hanno tolto i loro occhiali religiosi e hanno iniziato a vivere questa vita come la leggiamo nel libro degli Atti. E tante cose sono successe nella nostra vita in questi 2 anni, nella nostra vita personale, nel camminare con Dio. Abbiamo imparato tante cose, è stata una cosa incredibile. Eravamo da soli in questa cantina e adesso ci sono andati in questa nuova città ed è esploso in tutto il mondo. Abbiamo anche iniziato a fare il primo film e stiamo facendo il secondo e le cose stanno crescendo e le persone mi hanno chiesto quando è che farai nuove lezioni, quando continuerai con le lezioni della scuola pionieri e la mia risposta spesso era: ma hai già obbedito a quello che ho detto? Perché noi come persone vogliamo più insegnamenti. Quando sentiamo qualcosa che è la verità, ci diciamo sì, ecco, quello è quello che devo fare. Ma poi pensiamo, sì, questa è la verità, quello che devo fare. Dai che adesso ascolto più insegnamenti, ricevo più insegnamenti, riceviamo sempre più insegnamenti. Ma questa cosa va bene, ma se non dimentichiamo anche di mettere in pratica la prima cosa. Ed è quello che ho visto e quindi non mi sono messo nessuna fretta per continuare con gli insegnamenti perché voglio che le persone avessero per prima cosa le basi, le fondamenta. Ma più o meno mezzo anno fa ho sperimentato che Dio mi dicesse è tempo di continuare con gli insegnamenti della scuola pionieri. E quando ho iniziato a preparare per questo, allora sono successe 1000 cose. È stato un tempo incredibile, difficile in questo mezz'anno, tanti combattimenti, perché so che Satana non vuole che esca questo insegnamento, perché io oggi parlerò di liberazione, di come scacciare i demoni e so che a Satana questo insegnamento non piace. Ed è per quello che ci ha messo così tanto finché sono riuscito a farlo. Ma oggi ce l'abbiamo fatta. E prima che voglio condividere questo, anche la prossima volta parlerò ancora di liberazione, voglio dire alcune delle altre cose di cui parlerò nelle prossime lezioni saranno sulla vita, che la vita è difficile, sulla persecuzione, qualcosa che mi ha scioccato negli ultimi 2 anni da quando ho finito con la scuola pionieri è la persecuzione. Ci sono persone che hanno detto bugie su di me, hanno detto tante cose sbagliate su di me ed è così difficile vedere questo. E vedo che Dio sta operando anche attraverso la persecuzione, perché la mia carne vuole rispondere, ma Dio dice
Stai zitto e cerca me invece. E vedo il frutto che parte da questo. E ho visto, ho ricevuto una profezia sulla persecuzione, e poi diceva che se avremmo risposto nel modo giusto, Dio ci avrebbe benedetto. Ed è quello che è successo. Gli ultimi tre posti in cui sono stato in Ungheria è stato incredibile. In Ungheria era fantastico, abbiamo battezzato 120-130 persone in un hotel, e faremo anche un video. E anche in Canada era bellissimo, e esploderà anche in Canada. E solo questo weekend eravamo in Germania, a Hannover, e lì ho sperimentato qualcosa che ancora non riesco a capire, ancora non so ancora cosa pensarci. E in questo incontro a Hannover ho pregato per le persone, lo Spirito Santo è venuto in un modo in cui non l'ho mai visto. E io prendevo solo le loro mani e lo Spirito Santo faceva il lavoro. Venivano liberati, venivano battezzati di Spirito Santo, venivano guariti. E una ragazza aveva il cancro e i suoi genitori erano morti di cancro, e lei aveva paura che questa cosa che aveva era cancro. E ho preso solo le sue mani e poi è caduta, e quel suo ginocchio si stava muovendo come se ci fosse un demone nel suo ginocchio. E poi ho pregato e ha sentito che qualcosa l'ha lasciata. E più tardi una signora sulla strada, prima che ho iniziato anche a pregare per lei, ha iniziato a manifestarsi, e è successo che è caduta in strada e il demone parlava attraverso di lei e qualcosa l'ha lasciata, e ha potuto camminare senza la stampella. E ogni volta che usciamo, vediamo come Dio fa cose nuove. Per me è stato un viaggio, è ancora un viaggio, perché sto imparando tante cose nuove, e so che per tanti di voi è anche stato un viaggio, e io spero che continuerete a imparare con noi per quello che facciamo questi insegnamenti, perché quello che abbiamo imparato negli ultimi anni vogliamo continuare a darvelo, e quello che continueremo a imparare nel prossimo mezz'anno vogliamo darvelo, perché la vita è un viaggio. Vorrò parlare di liberazione, della persecuzione, che la vita è difficile, e voglio fare qualcosa di Gesù dove possiamo guardare a Lui, e qualcosa su come fare chiesa. Quindi questa è solo l'introduzione. Voglio dire che Dio è fedele, Gesù è fantastico, e attraverso tutte queste cose lo amiamo sempre di più, e vediamo che questa è la vera vita di cui leggiamo nel libro degli Atti. Non è solo qui, non è solo bello, ma si tratta anche di persecuzione, di lasciare cose, di umiliarci, si tratta anche di liberazione, di scacciare demoni, si tratta di tutto. Ed è quello che vogliamo. Quindi è bello essere di nuovo con voi. Mi siete mancati, volevo farlo da un po' qua già, ma adesso sento che Dio dice è tempo. E ne parlerò di più nelle prossime lezioni. Quello che Dio ha fatto e quello che abbiamo imparato. E voglio fare questo insegnamento così pratico come riesco, perché non voglio darvi solo delle cognizioni, in qualcosa che avete in testa, ma come potete farlo. Quando inizio con queste lezioni, vedo che queste 20 lezioni sono in qualche modo il fondamento. Io sono ancora d'accordo con gli insegnamenti nelle prime 20 lezioni, e vi incoraggio, se voi avete iniziate solo ora, allora, e non avete visto le 20 lezioni, tornate a quelle cose, perché alcune delle cose che dirò qui, allora le dirò in modo che per le persone che hanno già sentito il fondamento, che hanno sentito le 20 lezioni. Quindi se non le avete ancora viste tutte, vi incoraggio di tornare a loro, a queste lezioni, e guardarle, così che possiamo continuare insieme. E questa era l'introduzione, voglio pregare, poi inizieremo a focalizzare sulla liberazione. Grazie Signore per quello che Tu fai, per le grandi testimonianze che sentiamo di tutto il mondo, attraverso il film, attraverso la scuola pionieri, il Kickstart,
che va in tutto il mondo. Signore, grazie Gesù, ti vogliamo servirti, vogliamo essere fedeli in ogni cosa che ci hai chiamati. Vieni col tuo Spirito Santo, apri i nostri occhi e le nostre orecchie e aiutaci a vivere la vita che hai per noi. Liberaci anche quando si tratta sulla liberazione, a togliere i nostri occhiali religiosi, la paura che può esserci. Grazie nel nome di Gesù. Adesso vogliamo guardare la liberazione, come scacciare i demoni. Per prima cosa, ci sono nella Chiesa persone che sono fuori da questa parte, che dice che non è per oggi la liberazione, non dobbiamo fare qualcosa che dobbiamo fare oggi. E poi ci sono persone che sono da questa parte, che lo fanno spesso e vedono demoni dappertutto e continuano a parlare di demoni e Satana, eccetera, eccetera. E sono state dette tante cose sullo scacciare i demoni. Sono stato in tanti posti quando ho viaggiato e ho sentito tante cose. Ho sentito cristiani che dicono che non puoi scacciare demoni dai cristiani perché i cristiani non possono avere demoni, ma in altri posti ho sentito non puoi scacciare i demoni dai non credenti, dovrebbe essere solo dai credenti che possono ricevere lo Spirito Santo, perché se tu scacci i demoni da un non credente, allora loro torneranno e la situazione della persona sarà peggio di quella di prima. E ci sono tanti insegnamenti e dipendono dal nostro background, da dove veniamo. Io stesso, quando sono diventato cristiano, ho incontrato Dio. Ero in una chiesa dove credevano nella deliberazione, ma era qualcosa che sentivamo dall'Africa, pastori che venivano a casa dall'Africa e raccontavano come persone in Africa avevano demoni, erano liberate da demoni. E io e tante persone in qualche modo pensavamo o credevamo oggi che i demoni e le cose demoniache, soprattutto in Africa e in altri paesi così, ma vi dico che ci sono demoni anche qui nell'Oriente dove viviamo noi. Quindi io credo nella liberazione perché l'ho letta nella Bibbia, ma come tanti altri non avevo esperienza, non sapevo come funzionava. E la prima volta che ho veramente visto una liberazione era nel mio salotto. C'era una signora, una donna che ha iniziato a manifestare nel mio salotto e lei è caduta e questo demone ha iniziato a parlare attraverso di lei. E lei diceva, vai all'inferno, vai all'inferno. E quando ho sentito questo, la mia prima risposta era, ah, è un demone. E poi, aiuto, devo avere un pastore. E pensavo che per scacciare un demone devi essere ordinato, devi avere esperienza, devi avere un pastore che lo faccia. Ma perché ero solo io e un'altra ragazza che si nascondeva dietro il divano in quel posto? Allora dovevo provare, perché non c'era nessun altro. Quindi ho chiesto a questo demone e ho detto, chi sei? E sentivo il demone, vai all'inferno, vai all'inferno. Ma io non voglio andare all'inferno, quindi ho detto, esci nel nome di Gesù, tu puoi andare all'inferno. E quando ho detto quello, allora qualcosa è uscito e lei, questa signora, è stata liberata. Quando ho visto questa prima liberazione, allora mi sono detto, wow, funziona, è reale. E da lì abbiamo ascoltato tante cose, tanti insegnamenti sullo scacciare i demoni, sulla liberazione. E tante volte io continuo alla cosa semplice, non deve essere complicato. È la semplice verità, guardare a Gesù. Non dobbiamo leggere tanti libri e sapere tante cose, ma la semplice fede e la semplice autorità e sapere che questo è quello a cui siamo chiamati e non abbiamo bisogno di più. E adesso, da qualche anno fa, abbiamo visto la prima volta qualche anno fa, ma adesso lo vediamo quasi tutti i giorni. Ogni volta che qualcuno viene da noi, iniziamo a pregare per liberazione, per vedere se c'è qualche demone in loro, se hanno bisogno di liberazione. Ogni tanto hanno bisogno, ogni tanto no. Ma iniziamo a guardare Gesù. Ogni volta che guardiamo
guardiamo a teologia, non importa quale cosa, di cosa parliamo, iniziamo sempre a guardare a Gesù. Gesù scacciava demoni? Sì, lo faceva. Sì, Gesù ha scacciato tanti demoni. Se guardiamo al ministero di Gesù, era una grande parte era lo scacciare i demoni. Il 50% era predicare, 25% guarire, 25% scacciare i demoni. Perché vediamo una gran parte della sua vita e se crediamo veramente che siamo il corpo di Cristo sulla terra, allora dobbiamo fare le stesse cose che lui ha fatto, perché lui non è cambiato. Se guardiamo Gesù, una cosa che leggiamo su Gesù è qui in Marco 1:34. Gesù guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni. Quindi Gesù scacciò molti demoni. E le persone erano stupiti quando guardavano lui e dicevano, guarda, anche i demoni hanno paura di lui. Quindi Gesù aveva autorità e qualcosa che ha fatto tantissime volte è scacciare demoni. E come lo sappiamo, il raccolto era grande e i lavoratori erano pochi, quindi Gesù ha chiamato i dodici e ha dato loro la stessa autorità. E vediamo che i prossimi, i dodici che ha chiamato, anche loro scacciavano i demoni. E una cosa che ha detto loro era, prima diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi, quindi Gesù li ha chiamati a sé e ha dato loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. E leggiamo che ha comandato loro di, versetto 8, guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi vediamo che Gesù ha scacciato tanti demoni, poi ha chiamato i dodici e una cosa che ha dato loro era l'autorità sugli spiriti immondi così che potevano scacciarli. E poi li ha mandati con quel comandamento non solo di guarire gli ammalati e risuscitare i morti, purificare i lebbrosi, ma anche di scacciare i demoni. E voglio dirvi che più guardiamo queste cose, lo scacciare i demoni non è solo un suggerimento che possiamo fare se vogliamo, ma è proprio un comandamento che ha dato alle persone, non solo di guarire i malati, non solo di scacciare i demoni, non solo di predicare il Vangelo, ma guarire i malati, scacciare i demoni e predicare il Vangelo, di fare tutte le cose. Questo è il suo comandamento a noi. Quindi Gesù l'ha fatto, i dodici l'hanno fatto, e poi leggiamo in Luca che ha chiamato altri 70 persone a lui. E vediamo che anche questi 70, anche loro hanno scacciato demoni. Una delle cose che ha detto loro quando li ha mandati era in Luca 10:9. Guarite i malati che ci saranno e dite loro il regno di Dio si è avvicinato a voi. Allora ci sono persone che dicono, ah, lì Gesù non ha comandato di scacciare i demoni, Gesù ha detto loro solo di guarire i malati e dire che il regno di Dio si è avvicinato a loro. Ma il regno di Dio non è solo con parole, il regno di Dio è con potenza. E quello che vedremo dopo è quando i demoni vengono scacciati, mostra che il regno di Dio è arrivato. E quello che è interessante qui è che non leggiamo esattamente che i 70 hanno ricevuto il comandamento da Gesù di scacciare i demoni, ma solo di guarire i malati. Ma guarire i malati e scacciare i demoni è una la stessa cosa, è la stessa cosa, va insieme. E quello che è interessante in Luca 10, quando sono tornati,
Quando questi 70 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Quindi quando i 70 tornarono, erano pieni di gioia e dissero che anche i demoni ci hanno obbedito quando abbiamo usato il tuo nome. E la stessa gioia tu avrai e sperimenterai se usi il nome di Gesù. E nell'autorità di Gesù scaccerai i demoni. Perché? Perché è incredibile vedere le vite cambiate e come un demone lascia la persona e sono liberi. E sapere che questa è l'autorità che Gesù ci ha dato. E questo che ci ha detto più tardi. Versetto 19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Quindi Gesù ci ha dato l'autorità non solo ai 12, non solo ai 70, ma anche a te. Quindi vediamo che Gesù scacciava i demoni, i 12 li scacciavano e 70 li scacciavano. E quando i 70 tornarono erano pieni di gioia perché i demoni obbedivano nel nome di Gesù. Ma Gesù diceva, ma certo che i demoni obbediscono al mio nome. Perché ha detto al versetto 20: tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, perché è normale, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Quindi è chiaro, è normale che i demoni obbediscono nel nome di Gesù. I demoni obbediscono e dobbiamo scacciarli. Ma come ha detto Gesù, non dobbiamo rallegrarci in questo, perché è una cosa normale, dovrebbe essere normale, ma dobbiamo rallegrarci che i nostri nomi sono scritti nei cieli. E voglio ricordarvi tutta l'immagine che vi ho già detto, come ho fatto anche con la guarigione. Vediamo l'immagine completa. Gesù non guariva solo i malati, ma scacciava anche i demoni. Ma ha detto anche che il raccolto è grande e i lavoratori sono pochi. Quindi ha chiamato i 12 e non ha detto solo di guarire, ma li ha chiamati anche a scacciare demoni. E ancora ha detto loro, il raccolto è grande, i lavoratori sono pochi. Quindi ne ha chiamati altri 70 e li ha mandati fuori a guarire i malati. E non è solo in parole che raccontano del regno di Dio. E loro sono tornati e hanno detto, anche i demoni ci obbediscono. E Gesù ha detto loro, ecco, io vi ho dato l'autorità e la stessa autorità ha dato a te e me. E Gesù è lo stesso, e se noi veramente crediamo che Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre, e siamo suoi discepoli, allora dobbiamo obbedirgli in tutto, anche nella parte di scacciare i demoni. Perché quello che vediamo è che credenti scacciano anche i demoni. In Matteo 28 ha detto che tutta l'autorità in terra e in cielo mi è stata data, andate quindi e fate discepoli di tutto il mondo. Quindi Gesù è stata data tutta l'autorità in cielo e in terra. Quindi loro erano chiamati e noi siamo chiamati di fare discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Gesù ha preso i 12 e poi i 70 e le ha comandato di guarire malati e scacciare i demoni. E poi ha detto, ogni autorità mi è stata data, andate quindi e fate miei discepoli di tutto il mondo. Adesso non è solo per i 12 o i 70, adesso si tratta di ognuno che è chiamato a essere discepolo di Gesù. E uno quello che dovremmo fare come discepoli, dobbiamo battezzare
e poi obbedire tutto quello che Gesù ha comandato. E cosa ha comandato Gesù? Di scacciare i demoni. Perché scaccio i demoni? Non perché perché mi piacciono i demoni e penso ai demoni e non vedo l'ora di trovare i demoni. Io li scaccio perché amo Gesù. È così semplice. Io faccio quello che faccio perché amo Gesù, perché voglio servirlo e perché voglio che un giorno Lui dica: hai fatto bene, fedele e servitore. Voglio servire Gesù perché lo amo e perché lo amo leggo nella sua parola che Lui non mi ha dato solo, non mi ha solo messo in un posto dove ha detto: Torben, tu puoi scegliere cosa fare, ma Lui ha detto: Torben, vuoi seguirmi? E io gli ho detto: sì, voglio seguirli. Allora segui i miei comandamenti e obbedisce quello che ti ho detto. E una delle cose che ci ha detto è di scacciare i demoni. Lo leggiamo anche in Marco in modo così chiaro: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E questo è qualcosa che crediamo. Crediamo che se crediamo e siamo battezzati siamo salvati, e se non lo facciamo siamo condannati. Io credo che le persone credono a quello che Gesù dice qui, ma non tanti credono alle prossime righe, perché se parliamo di quello, la prossima riga è: questi sono i segni che accompagneranno, e sta parlando che ci sono segni che seguono quelli che credono. Quali segni sono questi? La prima cosa che leggiamo è: nel mio nome scacceranno i demoni. È la prima cosa di cui leggiamo qui nella Bibbia. Gesù stesso sta dicendo che quello che crede e battezzato sarà salvato, chi non crede sarà condannato, e questi segni seguiranno quelli che crederanno. La prima cosa di cui sta parlando, che è un segno che segue i credenti, persone che credono, è scacciare i demoni. La prima cosa che ha detto è scacciare i demoni. Non è che ci vestiamo bene ogni domenica e andiamo in chiesa, no. La prima cosa che Gesù ha detto di segni che seguono, non persone con uno speciale dono, non pastori o qualcosa di speciale, ma credenti. Questi sono i segni che seguono quelli che credono, che nel suo nome, dall'autorità che Lui ci ha dato a ogni uomo, che noi adesso scacciamo i demoni. E in tanti modi, se guardiamo questo, quello che Gesù ha fatto, i 12 hanno fatto e i 70 hanno fatto, e quello che Lui dice che adesso è per ogni credente, è molto chiaro. Ma poi ci sono le persone religiose che spesso non vedono tutta l'immagine, ma prendono qualche versetto fuori dal contesto e dicono: ma dobbiamo stare attenti, cos'è di questo e questo e questo, ma dobbiamo togliere questi occhiali religiosi. Quindi io voglio parlare un attimo delle persone religiose che non obbediscono a quello che Gesù dice e dicono: i demoni non sono per oggi, non è per oggi scacciarli, è pericoloso, i cristiani non possono scacciare, non si può scacciare demoni dai cristiani e nessuno ha demoni oggi, e quindi Gesù ha scacciato tutti i demoni e magari ce ne sono alcuni in Africa, ma qui non ci sono più perché noi siamo così bravi e così abbiamo tanta sapienza. E cosa dicono queste persone religiose? Anche loro citano delle scritture, citano per esempio Matteo 7, versetto 22: molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti?
Allora dichiarerò loro, dice Gesù, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. E questo è quello che spesso prendono, si citano oggi. Togliamo gli occhi da Gesù e dimentichiamo che Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre, e noi siamo il suo corpo su questa terra, e quindi lui non è cambiato e dobbiamo vivere anche noi la stessa vita che ha vissuto lui. E vediamo quello che ha fatto lui, che ha chiamato i 12 e poi i 70, e adesso è per ogni credente. Nel mio nome scaccerete demoni ed è per tutti. Tutto questo è così chiaro. Allora però loro prendono un versetto che dice io non vi ho mai conosciuti, ma il problema non era che le persone scacciavano i demoni e guarivano le persone, il problema era che vivevano senza legge, perché tu puoi prendere il nome di Gesù, l'autorità di Gesù e usarla e scacciare i demoni e vivere, continuare a vivere nel peccato. Quindi non sta dicendo che non dobbiamo obbedire quello che ci ha insegnato, ma non dobbiamo vivere nel peccato allo stesso tempo. Un'altra cosa che dicono, vediamo quando guardiamo Gesù, vediamo anche le persone religiose. In Luca 11 leggiamo, Gesù stava scacciando un demonio che era muto e quando il demonio fu uscito, il muto parlò e la folla si stupì. Questo è una delle testimonianze delle storie di Gesù, che lui ha scacciato un demone da uno che era muto, e quando questo demone l'aveva lasciato, la folla era stupita. Ma poi sono arrivate le persone religiose e cosa hanno detto? Ma. E c'è sempre un ma per alcune persone. Sì, dobbiamo scacciare demoni, ma dice anche questo e quell'altro. E qui dice, ma alcuni di loro dissero, è per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che gli scaccia i demoni. Quindi subito vediamo la stessa cosa che vediamo, che ci sono sempre persone, gruppi di persone, anche se hanno visto che un demone è stato scacciato davanti ai loro occhi, così che questo muto poteva parlare, però dicevano, ma l'ha fatto con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di Satana, è Satana che scaccia Satana. Ma cosa dice Gesù? Gesù dice, ma se è con il dito di Dio che io scaccio i demoni, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. Quindi Gesù sta spiegando loro che non era col potere di Belzebù che ha scacciato i demoni, perché una casa divisa contro se stessa non può reggere. Ma dice che se è con il dito di Dio che io scaccio i demoni, il regno di Dio è giunto fino a voi. È molto interessante, ci sono così tante persone che pregano la preghiera di Gesù, Padre nostro, tutti i giorni. Io di solito non parlo inglese, la conosco in danese. Il tuo regno venga, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Cosa preghiamo in questa preghiera? Preghiamo che il regno di Dio venga su questa terra. Quando vediamo il regno di Dio? Quando i demoni vengono scacciati. Ed è così interessante vederlo, perché tante persone oggi pregano questa preghiera del Padre nostro giorno dopo giorno, che venga il regno di Dio, e allo stesso momento non credono in demoni, non credono nel mondo spirituale. Ma il regno di Dio non è in parole, ma in potenza. E Gesù è venuto per liberare le persone. E ogni volta che vediamo un demone che viene scacciato, vediamo che il regno di Dio è venuto.
Quindi cosa vediamo? È chiaro quello che dice Gesù, ma ci saranno sempre persone che sono religiose che usano o citano male alcuni versetti e diranno sempre ma state attenti, è pericoloso, non è con la potenza di Gesù, ma non sei stato ordinato, non sei un pastore, non hai esperienza, ma. Ma io voglio dire, se incontri queste persone che dicono di non scacciare demoni che non è per oggi, magari usano la parola ma non conoscono la parola. E ci sono due versetti che uso con queste persone. Luca 6,46. Gesù dice: perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dico? E il secondo versetto è 2 Timoteo 3,5. Aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Quindi ci sono persone che si chiamano religiose, ma Gesù un giorno dirà loro: perché mi chiamate Signore, Signore se non fate quello che dico? E hanno un'apparenza di pietà, di divinità, ma ne rinnegano la potenza. Non conoscono la potenza del regno. Non sanno che Gesù ora ci ha dato tutta l'autorità in cielo e sulla terra e ci ha comandato. Non solo ci ha dato un buon consiglio che possiamo fare se un giorno siamo magari ordinati, ma Lui ci ha comandato di uscire e scacciare demoni. Quindi spero che questo è chiaro, che siamo chiamati a scacciare i demoni. E questo è qualcosa che dovremmo crescere, imparare, qualcosa che dovremmo obbedire. Non dobbiamo aver paura, perché è un comandamento che Gesù ci ha dato. Quando Gesù ha detto scacciate i demoni, sappiamo una cosa: quando noi facciamo, sappiamo che siamo nella volontà di Dio, gli stiamo obbedendo, anche se è la prima volta che lo facciamo. Quindi scacciare i demoni è qualcosa che dovremmo fare. E lo metto lì. Quindi se guardiamo questa immagine, troviamo persone che ci dice che la liberazione non è per oggi e ci dice di non farlo ed è pericoloso e magari citano anche dei versetti e come quello che non vi conosco. Ma c'è sempre qualcuno che è liberato da demoni, sentiamo testimonianze, e allora loro diranno sempre ma è con la potenza del nemico. E Gesù ci ha detto: se hanno chiamato già lui Belzebub, allora quanto più chiameranno noi? E spesso la persecuzione verrà dalle persone religiose. Quindi sappiamo che se guardiamo Gesù, allora quelle persone hanno sbagliato. Perché andare da loro e chiedere come scacciare i demoni se loro non lo fanno? Sappiamo che sono nel falso. La domanda è tutto demoniaco? Io ho incontrato persone che ogni volta che succede qualcosa loro dicono: ah, è demoniaco, un giorno sono arrivate tardi al lavoro, è stato un demone che mi ha impedito di venire, ma erano loro che avevano dimenticato di mettere la sveglia, o magari quasi venivano investiti da un'automobile e danno la colpa sempre ai demoni. Ci sono persone che vedono dappertutto demoni e diventa troppo, e magari non vogliono neanche prendere responsabilità per la loro vita. E l'abbiamo incontrato tante volte, dove persone vengono e danno a Satana la colpa per qualcosa che hanno fatto. Vengono da noi e dicono: oh, ho problemi con questo e quello, e sono stato dappertutto e hanno cercato di scacciare quel demone di lussuria, ma il demone non ha voluto andarsene. Ogni tanto ci sono persone che hanno demoni di lussuria e devono essere liberati, ma in tanti casi non è la liberazione che hanno bisogno, ma devono semplicemente pentirsi, perché sono peccatori che amano il loro peccato e danno la colpa a Satana per ogni cosa.
Quindi ogni tanto noi scacciamo demoni. Altre volte dobbiamo rinnovare la nostra mente. Ogni tanto scacciamo i demoni, ogni tanto rinnoviamo la mente. È un problema se invertiamo queste due cose, se vogliamo rinnovare il demone e scacciare la mente. No, la mente è qualcosa con cui lavoriamo e dobbiamo rinnovare. Non cerchiamo di rinnovare il demone, e cerchiamo di consigliare il demone e dire alla persona di cercare di fare quello che deve, e non possiamo aiutare la persona dicendole come fare. Ogni tanto non basta di prendere la parola e cercare di rinnovare la mente. Ogni tanto è un demone e noi dobbiamo scacciarlo. Altre volte dobbiamo rinnovare la nostra mente. È quello che dice Romani: non siate conformati a questo mondo, ma siate trasformati con il rinnovamento della vostra mente. E questo è molto molto potente. Non basta scacciare i demoni, ma dobbiamo anche rinnovare la nostra mente. Ma ogni tanto non basta rinnovare la mente, ma dobbiamo scacciare anche un demone. Quando lavoriamo con persone, con liberazioni, abbiamo sempre queste due cose in mente quando persone vengono da noi per essere liberate. Perché? Perché ma non è sempre un demone, non è sempre un rinnovamento della mente. Se pensiamo tutto è demoniaco e sempre preghiamo e comandiamo i problemi di andarsene come se fossero demoniache, allora aiuteremo delle persone, ma altre non le aiuteremo. O se ci focalizziamo solo al rinnovamento della mente, allora ogni tanto invece c'è un demone che deve essere scacciato e non aiutiamo quelle persone. Quindi quello che abbiamo visto ultimamente, abbiamo visto tante persone liberate, perché abbiamo visto che il mondo demoniaco è reale e abbiamo l'autorità di liberare le persone. Quando diciamo questo, sappiamo anche che ogni tanto non basta. Ogni tanto le persone devono rinnovare la loro mente. C'era una coppia che è venuta qui un anno fa al Jesus Hotel in Danimarca e loro sono stati in tanti posti per liberazione, avevano dei problemi nel loro matrimonio. Lui aveva un problema con uno spirito immondo, pornografia, si sentiva addetto alla pornografia. È venuto e quelle persone hanno pregato per lui, ma niente si è manifestato, non sembrava che non c'è niente di demoniaco. E lui diceva: ma cosa c'è che non va? Sono stato in quel posto, in quell'altro, perché non posso essere liberato? E qualcuno l'ha fermato e ha detto: il motivo che tu non sei libero è perché ami il tuo peccato, perché sei un peccatore, devi pentirti, devi lasciare questo peccato, devi rinnovare la tua mente. Nessuno mi ha detto questo prima. Quel ragazzo è andato, ha fatto un giro con Dio a pregare e si è accorto che non ha un demone, deve solo cambiare la sua mente e posso farlo in Dio. Quando lui è arrivato a quel punto di pentimento, di rinnovare la sua mente, qualcosa è successo e quando lui è tornato a casa era libero. Qualcosa che prima non aveva ricevuto, perché pensava sempre che era un demone quando non lo era. Quindi quando parliamo di liberazione, i demoni li scacciamo e la mente la rinnoviamo. Ma non basta sempre scacciare demoni e non basta sempre rinnovare la mente. Una cosa molto potente per quanto riguarda la liberazione è certamente il Vangelo. Il Vangelo, quando parliamo di pentimento, battesimo in acqua e battesimo nello Spirito Santo. Gesù che è morto, è risorto e
Noi dobbiamo morire ai nostri peccati, dobbiamo lavare i nostri peccati nel battesimo e risuscitare nella potenza dello Spirito Santo. Ed è quello che vediamo nella Bibbia, e ne parlo in quelle 20 lezioni della scuola pionieri. Tutti quelli che peccano diventano schiavi del peccato. Ed è così che c'è questa legge del peccato, leggiamo in Romani 6 e 7, in 7 che qualcuno che non è ancora morto in Cristo, Romani 7, e invece qua, Romani 6 leggiamo di qualcuno che è stato battezzato, che è libero dal peccato. C'è questa legge della gravità, questa cosa scadrà sempre perché c'è questa legge della gravità. E la stessa cosa la Bibbia dice: ognuno che pecca diventa schiavo del peccato. Noi iniziamo a fare peccato e noi diventiamo dopo un po' schiavi di questo peccato. Magari abbiamo la volontà di fare il bene, ma non possiamo. Cerchiamo di camminare, ma cadiamo. Cerchiamo di camminare, ma cadiamo. Queste persone non hanno bisogno di liberazione in tanti casi. Non hanno bisogno di rinnovare semplicemente la loro mente. Queste persone che sono ancora legate al peccato non hanno capito cos'è il battesimo, non sono state battezzate nella loro fede. Queste persone hanno bisogno di pentimento e battesimo in acqua. E io ho amici che sono venuti a me e si sentivano legati al peccato, che non sono liberi. Hanno passato tanta liberazione, hanno pregato tante volte per loro, ma non li ha aiutati. Hanno cercato di scacciare qualcosa, ma hanno sempre che hanno questo problema, non è successo niente. Allo stesso tempo cercano di rinnovare la loro mente, prendono la Bibbia, rinnovano la mente, meditano la parola di Dio, ma non sono liberi. Queste persone non saranno libere rinnovando semplicemente la mente e scacciando demoni. Devono sotterrare la loro vecchia vita, perché il battesimo può fare cose che il rinnovamento della mente e scacciare demoni non possono fare. Ogni tanto sono demoni, e la prossima lezione sarò molto pratico, parlerò con tanti esempi, quando è cosa, eccetera, eccetera. Ma quando vediamo questa immagine, ogni tanto è scacciare demoni, ogni tanto è rinnovare la mente, altre volte è il battesimo in acqua e nello Spirito Santo che abbiamo bisogno. Quando vediamo tutto questo, allora tutto cambierà, perché potremo aiutare le persone in un modo che è così straordinario, perché la più grande liberazione è la potenza del Vangelo. Un'altra cosa, quando si parla di scacciare demoni, non possiamo sempre fidarci della manifestazione. C'era una donna che a Hannover è venuta da me e il demone ha gridato e era in mezzo alla strada, lei è caduta e ha parlato, e il demone ha parlato attraverso di lei e diceva: lei è mia, lei è mia. E io mi sono seduto e ho detto: esci nel nome di Gesù. E diceva: tu sei forte, qualcosa l'ha lasciata. E lei ha camminato senza stampelle. Cos'è successo lì? Quando abbiamo visto quella manifestazione in mezzo alla strada a Hannover, è chiaro che tante persone hanno iniziato a guardare, tanti hanno filmato: un demone, guarda che c'è un demone lì. Ma proprio lì, prima di questa signora, tanti altri sono stati liberati dai demoni senza grandi manifestazioni. Ogni tanto era solo pregare per loro e poi facevano così e erano liberati, qualcosa li lasciava. E quel piccolo respiro in tanti casi potevano essere tanti demoni, come da quella signora che ha manifestato in modo forte, perché i demoni manifestano attraverso l'anima, attraverso il corpo. E spesso quando io prego per persone, le persone
ingannate perché in Africa vedono grandi manifestazioni e poi quando tornano non vedono quelle cose, dicono: ah, in Africa ci sono tanti demoni. No, perché i demoni manifestano attraverso le persone, e le persone africane comparate con le persone europee fanno vedere, mostrano le emozioni in altro modo. Magari io faccio un po' così e dico: ah, sono veramente contento. E loro invece, gli africani, quando sono contenti saltano e danzano e fanno vedere le loro emozioni. Lo stesso modo quando si sono tristi o quando danzano. Guardate in una chiesa danese, una chiesa libera, guardate le persone fanno così. È così che noi danziamo. Ma se andiamo in una chiesa africana, allora danzano con tutto il loro corpo. E non è che noi in Danimarca facciamo meno, è il modo in cui lo mostriamo. E la stessa cosa è per la liberazione e anche per il battesimo nello Spirito Santo. Persone che sono molto fanno vedere le loro emozioni, allora iniziano a parlare in lingue in modo molto forte e visibile. E invece altre persone quasi non si sentono, ma è lo stesso Spirito Santo, è la stessa cosa che è successa, ma lo mostrano in modo diverso. È la stessa cosa con la liberazione. C'è la grande liberazione, la piccola liberazione non fa vedere che ci sono più demoni o meno demoni. Una piccola storia anche per mostrarvi. Qualche anno fa c'era una donna che mi ha contattato. Eravamo in una missione, andati in un viaggio e eravamo tornati e c'erano ancora le valigie in casa. E una ragazza, una giovane, mi ha chiamato e ha detto: pregate per me, dovete pregare per me, perché ho tanta paura e inizio domani un nuovo lavoro e non posso lavorare se non sono liberata. E io ero molto stanco, c'erano ancora le valigie. Io le dicevo: ma puoi venire domani? No, devo venire oggi perché ho questa cosa in me, non posso lavorare se non sono liberata. E le ho detto: allora vieni. E ho preso le valigie, le ho messe via nella camera e lei è venuta. Era una giovane, a inizio 20 anni, e le ho chiesto: qual è il tuo problema? Ho tante paure. Non è facile da spiegare, ma 3 anni fa stavo guidando in un treno. Ad un tratto una paura è entrata nel mio corpo, qualcosa è entrato nel mio corpo e avevo questo panico, questa paura in me. E da lì è stata sempre in me e non voglio medicina. Il dottore dice che devo prendere medicine, ma ha solo distrutto la mia vita e è così difficile lavorare e io non posso lavorare se non sono liberata domani. Quando ho sentito questo, volevo liberare questa signora, ovviamente, questa donna, e sembrava che era qualcosa di demoniaco. Ma allo stesso modo, se per tanto tempo hai avuto un problema, allora se l'hai avuto a lungo, allora inizia anche a cambiare il tuo modo di pensare. Allora volevo chiedere: ma come, vedere come era entrato? E le ho chiesto: cosa è successo lì? Cosa è successo allo stesso modo? Ti sei aperta per qualcosa in quel tempo? Perché spesso c'è una porta che si apre per quelle cose per entrare. E lei mi ha detto: sì, a dir la verità, una volta ero in chiesa e ho incontrato un ragazzo in chiesa. E abbiamo parlato di Dio, abbiamo parlato della Bibbia e siamo diventati amici. E lui è venuto a casa mia, eravamo amici, abbiamo parlato e lui mi ha dato un regalo e abbiamo avuto una buona comunione insieme. E dopo un po' di tempo lui era solo con me e nell'appartamento, ad un tratto voleva di più, veniva sempre più vicino e voleva sedurmi e andare a letto con me. Io gli ho detto: no, no. E lui mi dice, e lei diceva no e lui insisteva: non ci sarà mai niente tra te e me. Quando ho detto questo a lui, lui mi ha guardato
e ha guardato. Mi ha detto: tu non sai chi sono, io sono Satana, Lucifero. E poi è uscito dalla porta. Adesso lui non era Satana, ovviamente, ma non era un discepolo di Gesù. Anche se lei l'ha incontrato in chiesa, se parlava di Gesù e di Dio e della Bibbia. Io credo che era un satanista, perché so che conosco il leader dei satanisti. Una cosa che loro fanno, vanno per sedurre ragazze, perché sanno se vanno a letto con una ragazza, allora hanno un patto con loro, diventano una carne con loro, e da quella cosa lì ti apri per spiriti sbagliati. Quindi lei non è andata a letto con lui, ma ha aperto la sua vita, ha aperto una porta nella sua vita per lui. In qualche modo c'era questa porta aperta per lui, per qualcosa che entrasse in lei, che non doveva entrare. Quindi io volevo liberarla, ma vedevo anche che aveva tante paure quando parlava di lui. Ma vogliamo non solo scacciare il demone, ma anche rinnovare la mente. Quindi quello che ho fatto con lei, le ho detto: preghiamo insieme. Prendiamo adesso questa persona che tu ti sei aperta, adesso la prendiamo e la buttiamo su Gesù, mettiamo le preoccupazioni su Gesù e noi spezziamo questa cosa, gli comandiamo di andarsene. Io ho preso le sue mani e lei si è rilassata e ho pregato e l'ho portata a questa preghiera di pentimento. Non è che è biblico che dovete fare esattamente così. L'importante è che le persone sono liberate. Io le parlerò la prossima volta. Non è che si può fare in un modo e nell'altro, ma bisogna farlo in fede. E io mi sono focalizzato su rinnovare anche la mente allo stesso tempo. Quindi ho preso le sue mani, abbiamo pregato insieme, abbiamo preso quella persona, abbiamo detto la sua persona, il suo nome, e l'abbiamo buttato su Gesù. E ho preso le sue mani, ho comandato questo spirito, questa paura di lasciarla proprio adesso. E quando dicevo: esci, esci nel nome di Gesù. E lei ha fatto così. Ed era libera. E ha iniziato il giorno dopo sul suo lavoro. E l'ultima cosa che so di lei è che sta ancora lavorando. Quindi vediamo qui una liberazione, una donna che dovrebbe prendere medicine, che era malata da 3 anni, che non riusciva a lavorare, che aveva tante paure, e quello spirito l'ha lasciata in quel modo, come un respiro. Vedete? E un'altra cosa, quando parlo di liberazione, eravamo in Olanda poco fa, e in Olanda abbiamo avuto un incontro di Kickstart, e in quell'incontro, quando siamo usciti, cioè nell'incontro, ero in una stanza, e quando sono entrato in quella stanza c'era una ragazza che era seduta su una sedia, e c'erano 2 o 3 persone che stavano pregando per lei e comandavano: esci, esci nel nome di Gesù. E quella ragazza stava in qualche modo tremando e loro gridavano. E sono entrato in quella stanza e ho visto questo e mi sono detto: devo uscire, stanno pregando. Ma poi sono uscito, ho sentito che c'era qualcosa di sbagliato, e ero lì fuori e stavo pensando cosa fare. Poi qualcuno che era sulla nostra scuola pionieri era nello stesso, era in quel punto, è uscita e mi ha detto: Torben, sai cosa succede lì dentro? Sì, l'ho visto. Non mi piace, ha detto lei, e ho detto: neanch'io. Penso che dovresti fare qualcosa. Allora ho detto: sì, penso anch'io. Ma non sapevo cosa c'era di sbagliato. Quindi sono entrato in quella camera e ho detto: stop. Loro erano in mezzo alla liberazione, ma io ho detto: smettete subito, fermatevi. E ho detto: ragazzi, per favore uscite, vorrei parlare con lei da sola. E ho mandato loro fuori, ero con quella ragazza e quell'altra ragazza della scuola pionieri, e l'ho calmata semplicemente, le ho detto: rilassati.
quella ragazza stava ancora tremando, tutte le manifestazioni, tutto quello che era successo, lei si è calmata, si è rilassata. E poi ho sorriso, le ho chiesto, ciao, ciao, da dove sei? Sono americana. Ah, cosa fai qui in Olanda? Ah, ho visto il tuo video sulla scuola pioniere, ho visto che fai un Kickstarter qui in Olanda e ho preso l'aereo e volevo venire qui per ricevere lo Spirito Santo. Ah, hai ricevuto lo Spirito Santo? No, non ancora. Pensi che hai un demone? No? Ma non sono più sicura. Posso pregare per te? Per ricevere lo Spirito Santo, lei ha detto di sì. Quindi ho preso le sue mani e ho pregato per lei ed era così bello. Lo Spirito Santo è sceso semplicemente su di lei e ha iniziato a parlare in lingue, stava sorridendo e io sorridevo e tutte anche l'altra ragazza sorrideva ed era diventato un momento così bello. Proprio prima stavano cercando di scacciare un demone, quella ragazza non aveva demoni, ma aveva semplicemente paura che aveva bisogno dello Spirito Santo, aveva bisogno di ricevere il battesimo dello Spirito Santo e la libertà che c'è in Dio, non un scacciare demoni o rinnovare la mente. Sono uscito da quell'incontro e ho detto alle persone di venire e le ho chiesto cosa è successo lì. Oh, lei aveva un demone, quel demone stava parlando e stava tremando e stava manifestando. E io ho detto no, non aveva un demone, è una ragazza che aveva bisogno di amore. No, ma c'era, lei stava tremando e il demone ci ha anche parlato. E non è facile dire qualcosa contro quando loro dicono che il demone manifestava e parlava. Ma mentre parlavo con quelle persone, un mio amico ha parlato con la ragazza e ha detto voglio spiegarvi cosa dice la ragazza. La sua storia era che quei ragazzi l'avevano incontrata e hanno detto dai preghiamo per te, e invece di fare in modo soave l'hanno gridato addosso, l'hanno spinta, e quindi lei, come tutti, non gli è piaciuto che la spingessero, quindi ha preso la loro mano per toglierla. E allora loro pensavano, ah, il demone che sta combattendo, e lei cercava di farli smettere, e allora hanno pensato che fosse il demone che gli dicesse di smettere, quindi continuavano ancora più forte di usci, esci, 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 spirito immondo, esci, esci. E lei si diceva, ah, ma magari ho uno spirito immondo, quindi lei ha iniziato a tremare. E così è andato avanti. Quindi sono stati loro che hanno fatto produrre questa manifestazione. Non era il demone che voleva spingere via la mano, ma era la ragazza che lo faceva, che voleva fargli smettere. Era la ragazza che gridava smettetela. E lei non aveva un demone. Lei aveva semplicemente bisogno di capire il Vangelo, ricevere lo Spirito Santo. Ed è questo che dobbiamo capire e imparare. E incoraggio le persone, non avete paura, dobbiamo scacciare i demoni, è una parte della chiamata che Gesù ci ha dato, ma dobbiamo anche essere saggi, dobbiamo capire che non si tratta di avere una grande manifestazione, di avere una grande scena. Ci sono tanti video video su YouTube dove parlano con i demoni e le liberazioni possono durare ore e ore, ma dimentichiamo che ci sono persone dietro questi demoni. E io ho visto persone che hanno passato una liberazione, magari quel demone è stato scacciato, ma adesso hanno tante paure nella loro vita e hanno così paura perché a causa di quella liberazione. Quindi la prossima volta dirò molti più dettagli. Dobbiamo anche focalizzarci sul Vangelo e rinnovare la mente.
E spesso io ho fermato una liberazione nel mezzo e ho detto stop, stop, stop. E gli ho detto stop, 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 cos'è successo 10 minuti fa? Qualcosa ti ha lasciato. Qualcosa ti ha lasciato 10 minuti fa. Senti che sei libero? Sì, sì, penso che mi ha lasciato. Allora perché continui a manifestare? Perché le persone stanno ancora pregando. Com'è che succede? È che le persone manifestano perché c'è un demone, qualcosa li lascia, ma l'adrenalina è così alta e tutti stanno gridando e facendo, quindi qualcosa l'ha già lasciata, ma loro continuano a pregare. E l'ho visto già tante volte, quindi spesso ci fermiamo e calmiamo le persone e chiediamo loro: sei libero? Perché spesso qualcosa li ha già lasciati. Quindi qualcosa che abbiamo anche imparato. Ho visto persone che hanno manifestato, sono abituate a manifestarsi per ricevere l'attenzione. E perché vedo che ci sono persone che iniziano a parlare, il demone parla e poi diciamo demone stai zitto e poi loro continuano a parlare e poi queste persone un po' guardano e fanno finta, quindi sono loro che fanno la manifestazione. Ci sono dei casi così, ogni tanto non sono demoni. E ho visto che ci sono, ho avuto situazioni dove ho detto state zitti, state in silenzio e quella persona che era giù che manifestava ha iniziato a aprire gli occhi e a guardare cosa stava succedendo. Ma tante di queste cose le guarderemo la prossima volta e focalizzeremo su queste tre cose e avremo tanti esempi come scacciare i demoni, come pregare per le persone, come sapere quando un demone se n'è andato, eccetera eccetera. Prenderemo delle domande che avete su come scacciare i demoni. E prima cosa dico, dobbiamo imparare, dobbiamo guardare quella persona e pensare che è una persona che deve essere liberata e questa persona dopo non deve avere problemi se ad un tratto le persone la trattengono e gridano nelle loro orecchie eccetera eccetera. Ma allo stesso modo non dobbiamo aver paura di questo. Gesù ci ha comandato di scacciare i demoni. E io direi che Gesù, Dio è in controllo. Ogni tanto noi abbiamo visto liberazione che ogni tanto non sapevamo come fare, è durato a lungo la manifestazione, eccetera. Ma abbiamo visto che Dio è fedele. Dio è fedele, dobbiamo far fiducia a Lui. Persone, Gesù dice, Gesù scacciava i demoni, ha dato a noi l'autorità di scacciare i demoni, non solo ai 12 e 70, ma anche noi che crediamo oggi, nel suo nome dobbiamo scacciare i demoni. Ma, ci saranno sempre persone religiose che verranno con un ma, e ci saranno persone che diranno no, non è da Dio. Ma è da Dio, perché guardiamo Gesù e quello che Lui ci ha comandato. Ma la prossima volta io parlerò come farlo, vi darò degli esempi pratici, come liberare le persone. Spero che avete imparato qualcosa, è bello essere di nuovo con voi e non vedo l'ora di vedere che questo inizia a andare avanti e a spargersi ancora di più. E vedete che c'è nel video che abbiamo fatto, c'è nel filmato, c'è anche tante cose di liberazione, ci sono lì ci sono delle grandi manifestazioni che abbiamo messo nel filmato. Ma ricordatevi che non dobbiamo vedere delle grandi manifestazioni per essere liberi. Ogni tanto può essere un sospiro, un respiro. Torneremo la prossima volta con un prossimo insegnamento. Dio vi benedica. Ciao.